riprova il nostro Renato. Oh ragazzi, l'idea di ieri ha funzionato. 160.000 euro. Si parte da qui. Anche stasera vuoi dimezzare come le cavallette? Pensiamoci. Mia moglie e le mie figlie mi hanno detto: pensa la parola e poi dici l'altra. Tanto la sbagli, quindi quella che pensi sia giusta. Sì. Di l'altra. Però ieri hai vinto. Vabbè, no, però come quando devo scegliere. Ah, va bene. Ah, certo, certo. Va benissimo. Per non dimezzare, scegliere. Proviamo questo metodo. L'altra. Mi sembra un'ottima idea, legandoci alla ghigliottina di ieri vincente. Renato, la cuffia. Samir e Andrea della cuffia non hanno bisogno, la famiglia nemmeno. Mi raccomando, dico una banalità. Non suggerite, giochiamo tra di noi. Ghigliottina. Si parte. Prima. Primo. Prima. Aspetta, questa è quella pensata da te o il metodo della tua famiglia? Pensata da me, non ho voluto ascoltarla. Non l'hai voluto ascoltare? Ghigliottina. Ecco. Famiglia. Renato's Family. Ora. Mancare. Vincere. Vincere. Questa è scelta? No, io avrei scelto mancare. Ghigliottina. E allora non funziona comunque. Non va. Libertà, fai rima con eredità, vai. Fai come ti pare. Primo, mancare, abbiamo 40.000 euro da difendere. Viso. Vino. Viso. Ghigliottina. Vabbè, una che è colpa tua, una che è colpa tua, vabbè, una colpa tua, una colpa tua. Primo, mancare vino, adesso. Stato, Repubblica. Stato. Questa chi l'ha scelta? Il caso. Il caso, ghigliottina. Oh, vedi? Il caso. Primo, mancare, vino, stato, l'ultima, che sia il caso, che sia tu, le tue fantastiche signore a casa, grandi e piccole. Proteggiamo questi 20.000 euro, cerchiamo nobiltà. Libertà. Nobiltà. Ghigliottina. Il caso, il caso, il caso. Primo, mancare, vino, stato, nobiltà. Io credo sia il caso, in un minuto, di trovare la parola che ti fa vincere altri 20.000 euro dopo i quasi 11.000 di ieri. Vai Renato. Lo sapete fino all'ultimo, naturalmente anche a casa, ma soprattutto il campione da regolamento fino all'ultimo può cancellare, può cambiare, può ripensarci. Primo, mancare, vino, stato, nobiltà. Giocate anche voi a casa, serata di festa, spero, di relax insieme, ghigliottiniste e ghigliottinisti. Ripeto, arrivate adesso. Primo, mancare, vino, stato, nobiltà. Questo è il tempo di consegnare, il nostro Renato può liberarsi della cuffia, non serve più qua, volti scettici, non vi è piaciuta stasera, lo so. Primo, mancare, vino, stato, nobiltà. Per 20.000 euro che andrebbero ad aggiungersi ai quasi 11.000 di ieri, e sarebbe un bellissimo periodo di Pasqua per Renato. Allora, io mi godo come ieri la spiegazione, partendo da una sensazione, dalla parola che più ti ha aiutato, da quella che più ti ha ostacolato.
sempre dalle due indovinate, quindi da dove... Come ieri sera, pallida idea. Come pallida idea? Sì. Da Stato e nobiltà, che sono quelle due che riesco a allegare meglio. E quindi era Stato d'animo e nobiltà d'animo. E quindi animo è la parola che ho... Vado a dire, sì, quando tu mi autorizzi, il nostro campione, per cercare di vincere anche stasera, dopo la vittoria di ieri sera, e vincerebbe altri 20.000 euro, ha scritto una parola bellissima. Sono tutte belle, lo sapete, però ce ne sono alcune che suggeriscono di più, evocano di più animo, stato d'animo, bellissimo. E nobiltà d'animo. Sulle altre sono un po' più in difficoltà, se non costruendo, quindi... Un animo primo animo. Mancare d'animo, certo, cioè come sì, dire, mi è mancato il coraggio, mi è mancata la forza, sento mancare di spinta, di entusiasmo, e la vita, lo sapete, lo fa a tutti noi, poi c'è da ripartire, sempre dobbiamo. Animo divino? No. Beh, è un vino che ha un'anima, certo, forse un'anima. Un'anima più che un'animo. Nelle descrizioni, al palato si presenta, sì, austero, con un animo... Tu sei un pochino, ecco, con le tue signore, sì, Brigida, Irene e? Giorgia. E Giorgia. Periodo di Natale o anche di Pasqua, adesso sei qua, o anche d'estate, un po' la calura, la canicola, voi vi fate mai una partita a carte tra di voi o con qualcun altro? Oppure tu sei un po' giocatore? Sì. Poco. E non ti è mai capitato che la serata bellissima, che uno si è preparato, magari arrivano le pizze, le cose, oppure i panini, e poi viene proprio a mancare... È come a calcetto, 5 contro 4, sì, a voglia che fai portieri volanti, però e a carte può mancare, per dire. No, mi manca. Momento Paroloni, sì, che è anche un po' un podio, anche con l'eredità, no? Medaglia d'oro, d'argento, bronzo e poi si va avanti. Se uno torna a casa e dice, vabbè, però mi sono comportato bene, sono arrivato ai Paroloni, sì, però per quanto ci riguarda sei arrivato, dico tre, vanno al triello, l'altro è arrivato... Fuori? Ultimo? No, è ultimo, no, è arrivato... Arrivato? Quarto? È arrivato quarto. Il quarto stato. Il quarto stato, capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Io quando mi hai detto nobiltà e stato ho detto... sa, legge, per quello ti ho chiesto anche scrive, sa, dico, ma ha beccato il quarto stato, quadro che se non avete mai visto, Giuseppe Pellizza da Volpedo, il quarto stato, popolo che avanza verso un futuro migliore, speriamo di sì, sia che esca dal quadro e sia quello che già noi siamo, è il popolo, speriamo di andare verso un futuro migliore, poi è, voglio dire, l'immagine di un film straordinario che è Novecento, del maestro Bertolucci, il quarto stato, avere un quarto di nobiltà, si dice, no? Il quarto divino. Un quarto di vino in trattoria qui a Roma stasera, puoi dimenticare, esatto, questa ghigliottina andata un po' così, dice oste, portaci un quarto di vino. Mancare il quarto a carte, che fai? Lo giochi? Sì, vabbè, 3-7 col compianto, però insomma è meglio trovare un quarto. Chiama Coso che viene, chiama Cerelli che tanto è libero, stai in albergo. E il primo quarto è la terza fase della luna, dopo la luna nuova e la luna crescente e prima della luna piena. E baila morena e la luna piena, vabbè, non ci perdiamo, guarda, lo dico alla regia, non che sono fantastici, auguri pure a loro, non ci perdiamo d'animo, che l'hai scritto tu, e domani sera ci riproviamo e sarà un altro quarto, un altro giro, un altro terzo, un altro quarto di luna.